L'evento clou della sedicesima edizione di CGL Incontri, qui sul palco centrale di Seravale Pistoiese, sotto le torri di Castruccio Castracani, è il confronto tra Susanna Camusso, segretario generale della CGL, e Giorgio Squinzi, neoeletto presidente di Confindustria. La cosa che penso sia importante capire in questo momento è che tipo di reazione. Il sindacato sta mettendo in campo e poi sentiremo ovviamente il presidente Squinzi. Poi parleremo delle reazioni, credo che sia giusto partire eh, dal giudizio e partire anche dal precisare che noi non abbiamo mai opposto un'idea contraria alla spending review perché siccome inizierà questa polemica che già si intravede, quelli che vogliono conservare tutto, quelli che non hanno il coraggio di cambiare... Il signor no. Eh, no, questa non, non l'ho ancora vista, ancora è ma arriverà, eh, arriverà. Questione di tempo, eh, allora bisogna partire dal, dall'origine. L'origine è spending review, ovvero fare una seria analisi della spesa e tagliare dove la spesa non è necessaria. La ragione per cui il provvedimento non va bene è che di spending review non si tratta. In realtà quel provvedimento è in gran parte, poi ci sono anche delle cose positive, ma è in gran parte fatto di tagli lineari alla sanità, agli enti locali, al personale delle amministrazioni pubbliche, eh, ai fondi di dotazione dei ministeri che sono già stati tagliati molte volte e non vuol dire tagliare le spese dei ministeri, ma vuol dire per esempio tagliare le spese delle scuole per l'istruzione e quindi in realtà non siamo di fronte a una seria accetta che interviene dove ci sono sprechi o problemi, siamo di fronte a una logica che deve fare rapidamente cassa e per fare rapidamente cassa taglia orizzontalmente tutto. E questo non va bene, eh, basta fare due conti sulle cose che anche oggi i giornali pubblicano in 4 anni, un po' meno di 4 anni 13 miliardi di taglio sulla sanità senza intervenire su come si spende per la sanità su come è costruiti, sono costruiti gli appalti e le esternalizzazioni ma in termini di trasferimento vuol dire in una regione come questa che la sua spending review l'ha fatta molte volte tagliare le prestazioni ai cittadini questa è la ragione per cui noi non siamo d'accordo eh, mentre pensiamo che ci sarebbe un grande bisogno di fare delle cose. Poi non siamo d'accordo anche per delle piccole iniquità che però continuano a dare il segno delle cose. Si dice che bisogna tagliare il 20% dei dirigenti di prima e seconda fascia delle pubbliche amministrazioni perché ci sono troppi dirigenti rispetto ai dipendenti. Pare tema molto interessante che si potrebbe affrontare, ma perché solo quelli per concorso e non quelli per chiamata politica, per i quali invece continuano le procedure che sono in atto? Sono quei segni che dicono che non si sta facendo un'operazione di qualità e di intervento, ma si sta, come dire, cercando eh, la cosa più semplice. Un altro segno di iniquità che noi troviamo davvero molto. Difficile da sopportare e peraltro anche in malo modo posto, è la questione che riguarda il rapporto tra un processo di riorganizzazione e di tagli nella pubblica amministrazione e il sistema previdenziale. Noi abbiamo detto in tempi non sospetti, cioè a dicembre dell'anno scorso, che quella riforma, oltre a essere ingiusta rispetto ai lavoratori e alle lavoratrici, era anche in un tempo sbagliato perché c'era una grande crisi occupazionale. Ci hanno spiegato che non avevamo capito niente, l'atteggiamento era quello che dice, anzi, grande risposta in questo modo. Dopodiché abbiamo il primo decreto esodati, il secondo decreto esodati e l'idea che invece si va in deroga per la pubblica amministrazione mantenendo i criteri precedenti. Mi pare la plateale dimostrazione che, come al solito, viene fuori che quella riforma delle pensioni è stato un errore. Però si dividono i lavoratori. Per cui un lavoratore di un'azienda privata è un lavoratore che deve andare all'inseguimento e magari rimane senza pensione e senza ammortizzatori, un lavoratore pubblico pur di fare rapidamente questo decreto gli si dice si va in pensione. Allora ci vuole una norma generale che affronti il tema del lavoro e del rapporto con la pensione in una situazione di riorganizzazione ed è iniqua non solo per il rapporto pubblico-privato. Lo è anche rispetto al taglio delle società che si vuole fare in questa eh, spending review, perché ci sono molte società che sono puro frutto della Proliferazione politica: noi abbiamo chiesto in tutte le salse che venissero tagliate, ben venga che le si tagli, ma se si fa un provvedimento generale, come è stato fatto, si taglia anche tanto lavoro. E spesso quei lavoratori non sono lavoratori pubblici, sono lavoratori che hanno contratti privati che si vedranno tagliati in ragione della spending review senza avere nessuno strumento per affrontare la riorganizzazione. Allora, la ragione per cui non ci va bene che invece di fare interventi che costruiscano risorse per invertire la tendenza, per fare sviluppo, per fare crescita, si fanno di nuovo delle operazioni che alla fine hanno come ufficiale pagatore fondamentale il lavoro e le condizioni dei lavoratori. Questa è la ragione per cui a partire dalle categorie dei pubblici abbiamo cominciato la mobilitazione. Ma questa è la ragione per cui sentiamo l'esigenza di una iniziativa generale, non perché tutti difendiamo un pezzettino, ma perché se questo paese non comincia a creare lavoro e a invertire la tendenza noi continuiamo a precipitare, non è che cambia la stagione. E per dirla come dire con uno slogan. Siamo un po' stufi di sentir parlare di crescita e di non aver visto ancora nessun provvedimento che determini un minimo di inversione di tendenza. Adesso vorrei capire invece dal Presidente Squinzi che ha dato ieri una valutazione eh, diversa del provvedimento del Governo, ha parlato di un primo passo, se condivide o in, in che misura la condivide o dissente l'analisi di Susanna Camusso a proposito della spending ah, ehm. review. Eh, per la verità, eh, di, di quello che ho sentito eh, in questo momento io condivido praticamente tutto quello che ha detto Susanna Camusso. <coughs> Condivido eh, quello che ha detto Susanna Comusso, in modo particolare eh, il discorso che eh, si sono creati eh, de, de, degli appesantimenti della struttura eh, burocratica dello Stato eh, con eh, nomine che, che, possiamo, che, che sono di, 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 di tipo politico, quindi assolutamente d'accordo, siamo al 100 d'accordo su questo. Quindi io credo che questo qui poi sia un primo, debba essere considerato come un primo intervento perché rimane ancora tantissimo da fare in questa direzione. Voi sapete che io ho messo al primo posto del mio programma per il quadriennato di presidenza in Confindustria la semplificazione normativo-burocratica del Paese, che per, dal mio punto di vista è la madre di tutte le riforme. Ecco, mi auguro che dallo spending review ci siano de, degli incentivi, de, de, delle spinte ad andare in questa direzione. Io penso che la prima cosa su cui si deve intervenire è applicando eh, in, eh, la, la strategia dei costi standard, perché non si capisce perché eh, una siringa costa 10 in una regione e costa 100 in un'altra regione. Ecco, razionalizzare gli acquisti. Eh, de, Dell'amministrazione pubblica, semplificare in generale l'amministrazione pubblica è chiaramente un, un, uh, l'unico modo in cui noi possiamo eh, veramente affrontare il problema. Non dimentichiamoci, cioè, poi diciamoci la verità, l'ho detto anche l'altro giorno all'Assemblea di Arezzo: eh, noi abbiamo vissuto 30 anni da cicale, eh, bisogna che finalmente eh, cominciamo a pensare un po' da formiche. Dal mio punto di vista, dobbiamo evitare. Eh, quello che proprio davanti al Presidenti avevo definito macelleria sociale, eh, però nello stesso tempo dobbiamo razionalizzare, dobbiamo semplificare la pubblica amministrazione perché abbiamo sicuramente delle ridondanze che vanno eliminate. Perché se non eh, è un po' come eh, voi sapete io sono, eh, il mio cuore è sempre stato col ciclismo, eh, se non dimagriamo un po' in salita. Non andiamo, eh, bisogna perdere qualche chilo per andare più forte in salita.